gruppo folcloristico I Peddaroti. Ecco, oggi siete a Taurianova per la festa di Madonna. È un gradito ritorno, perché noi siamo stati qua circa 3 anni fa, mi pare, a questa manifestazione. Quindi per noi è un piacevole ritorno, ma soprattutto un piacevole ritorno visto che gli amici del palco qui hanno fatto una cosa grandiosa, perché fa piacere quando si vedono che le associazioni ingrandiscono e fanno le cose sempre in modo migliore. Quindi un complimento agli amici del palco, veramente hanno fatto qualcosa di speciale. I Peddaroti nascono in quell'anno? Allora, i Peddaroti nascono nel 78, quindi quest'anno è il 45esimo anno di attività, un'attività ininterrotta che nell'arco dei nostri 45 anni ci ha dato la possibilità di mandare le nostre tradizioni, Peddaroti, Regine e Calabresi in genere, non solo nella nostra terra bella di Calabria, ma anche in tutta l'Italia, in Europa e nel mondo. Ecco, portate la cultura della Calabria, le tradizioni? Assolutamente sì, la portiamo e la importiamo, anche perché noi organizziamo come gruppo Folci Peddaroti un festival internazionale del folklore, che quest'anno è arrivata la 40esima edizione. Come noi andiamo a portare le tradizioni in qualunque terra del mondo, quest'anno abbiamo ospite a Feri il 19 e 20 agosto, se vi trovate da quelle parti venite a trovarci, abbiamo gruppi di tutto il mondo, dall'Argentina, dalla Colombia, dal Sudafrica, naturalmente anche la cultura calabrese. Oggi il gruppo di quante persone è composto? Circa 30 persone. Ecco, una volta il ballo si diceva dell'Andrangheta, oggi non è più il ballo dell'Andrangheta, è un ballo dove c'è la cultura. Assolutamente, non è il ballo dell'Andrangheta, è il ballo che si faceva una volta quando si ritornava a casa dopo dure giornate di lavoro, quindi non era Andrangheta, era la massa da ballo che purtroppo ha avuto qualche ripercussione un po' negativa, ma in qualunque modo ci sono ripercussioni negative. Il ballo è tradizione, il ballo è vita, il ballo è comunione.